Allora, io sono senza parole. Tutto questo ben di Dio mi è stato mandato dalla mia amica giapponese, Akiko, che è una pazza. Cioè, è una pazza perché io non mi aspettavo assolutamente che mi arrivasse tutto questo. Questo video non era minimamente programmato, però vista la situazione e considerando che sono tutte cose stupende, io sono rimasta veramente sconvolta, vi faccio vedere un po' tutto quello che mi è arrivato. Allora, cominciamo da questi cioccolatini. Sono dei cioccolatini al tè verde che non ho mai provato, però sono curiosissima di assaggiarli. Poi abbiamo questa rivista, che è una rivista per Gyaru, che io non ho mai preso. Di solito prendevo Ranziku oppure no, soltanto Ranziku come rivista Gyaru. Però sì, si assomigliano tutte. Questa sembra proprio bella. Qui ci sono tantissimi mold per il bento. Ci sono questi qui per fare i polipi, i granchi e questi con le lettere dell'alfabeto. Poi ho dei food pics a forma di bandierine e poi ci sono anche questi che sono bellissimi a forma di dolcetti, caramelle, cioè sono stupendi. Poi, allora questi da quello che ho capito, dovrebbero essere delle carte porta sandwich, porta tramezzino, con questa fantasia cuoricino. Carinissime, non le avevo mai viste. Qui abbiamo dei food cup in carta, quindi monouso di solito. Questa è la cosa che mi ha lasciato più sconcertata di tutte, perché sembrano delle patatine fritte in scatola. In realtà, da quello che ho capito, dovrebbero essere dei bonbon questi, al sapore di patatina fritta. Non lo so. Comunque li provo e poi vi faccio sapere. Sempre per restare in tema bento, ho ricevuto questi portasalsa a forma di animaletto, questi side dish con i fiorellini bellissimi e questi egg mold. Una cosa curiosissima è questa busta che contiene un aromatizzante per il riso al salmone e dovrebbe, almeno da quello che ho capito, fare il riso rosa, cioè colorare il riso di rosa. Bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. E adesso passiamo ai portafortuna. Allora, il Kit Kat è immancabile. Poi, questo portachiavi a forma di manechineco, stupendo. Infine, questi due che sono la cosa più bella in assoluto. Allora, io adoro i gatti. E quindi di conseguenza adoro anche i manekineko. Questi due sono carinissimi. Cioè, quando li ho visti non ci volevo credere. Ho una collezione piccolina di manekineko e questi due andranno subito insieme ai loro fratellini. Sono davvero belli, sono una coppia, hanno l'orecchietto nero da parti opposte, hanno il campanellino, sono fantastici, sono strafelice. Questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, che magari vi abbia dato qualche idea sullo shopping giapponese, se magari volete farvi mandare qualcosa da là, oppure se avete programmato un viaggio e volete portare a casa qualche souvenir anche per gli amici. Queste sono tutte cose molto, molto tipiche e
e che trovate con facilità, soprattutto perché il bento lo trovate ovunque, anche nei combini, le riviste ovviamente le trovate ovunque, il cibo, comunque cioccolatini. Questi bonbon, eccetera, penso che si trovino un po' ovunque, anche nei supermercati, eccetera. I manichini eco, figuriamoci, lo stesso per i Kit Kat, che là sono osannati, quindi, e anche i portafortuna, ovviamente. Quindi sono tutte cose rintracciabilissime, anche se per caso voleste farvele mandare dal Giappone, direttamente dal Giappone. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!